Diventa sempre più attuale pescare il tema della sicurezza urbana, soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca che hanno registrato episodi di aggressioni anche in pieno centro cittadino. E proprio di sicurezza urbana si parlerà sabato 6 luglio nella Sala Tosti dell'Aurum, nell'ambito di un convegno organizzato dall'INU, Istituto Nazionale di Urbanistica per la sezione Abruzzo e Molise, e dalla Fondazione Architetti di Chieti Pescara unitamente agli ordini professionali. La tesi del convegno è che un'accurata progettazione degli spazi pubblici può contribuire non solo a rendere la città più sicura, ma anche ad aumentare il livello di sicurezza percepita dal cittadino, come ha spiegato al nostro microfono il professor Roberto Mascarucci, ordinario di architettura presso l'Università D'Annunzio di Pescara e presidente dell'INU, Istituto Nazionale di Urbanistica per la sezione Abruzzo. L'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, in particolare la sezione Abruzzo di cui sono presidente, ha creato un apposito centro di ricerca sulla sicurezza urbana. Come urbanisti e come architetti, riteniamo che il problema della sicurezza urbana sia anche un problema di progettazione, come i luoghi pubblici della città vengono configurati dal punto di vista spaziale. Le forze dell'ordine, che pur partecipano con noi a questa ricerca, hanno già implementato un processo di geolocalizzazione dei fatti criminosi. Cioè collocano l'evento criminoso su una mappa e studiano quali sono i luoghi in cui questi eventi criminosi sono più frequenti. Il secondo passaggio è quello di abbinare questa localizzazione degli eventi con le condizioni sociali, quartieri degradati, interessati da problematiche sociali. Bene, noi siamo per proporre un terzo livello di indagine, e cioè collegare la frequenza e la localizzazione degli eventi con la forma della città, proprio con la configurazione spaziale dei luoghi urbani. Noi riteniamo, ma non siamo i primi a dirlo, che attraverso lo studio anche proprio morfologico della città e quindi la progettazione mirata dei luoghi pubblici si possa aumentare il livello di sicurezza reale e percepita. La possibilità di sorveglianza naturale è legata anche al fatto che in alcuni luoghi ci siano negozi, locali di ritrovo, edicole, rivenditori, perché la presenza è uno degli elementi fondamentali della sicurezza percepita.